Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Oggi con le ultime notizie come Maria De Filippi è pronta, la sua macchina organizzatrice inizia a scaldare i motori, e tra poco si parte in vista della prossima stagione, che prenderà il via il prossimo settembre. Punto fossimo la Rai inizieremo seriamente a preoccuparci. Sta per scendere in campo la fuoriclasse della nostra televisione. Colei che ormai da due decenni è diventata la colonna portante del gruppo televisivo Mediaset, in grado, ogni stagione, di progettare, realizzare e condurre programmi in grado di non temere alcuna concorrenza. Maria De Filippi si sta scaldando, come un grande atleta prima della gara. È pronta a far scendere in campo quella corazzata denominata Fascino PGTS. RL, la società di proprietà della RTI e della stessa conduttrice milanese, che produce tutti i suoi programmi. È giunto il momento di partire, settembre non è lontano. Maria De Filippi, pronti e via. Partono i primi raduni e si inizia con lo show del sabato sera, Tu si que vales. A partire da questa settimana, infatti, come ci informa il blog It, inizieranno gli incontri che vedranno protagonisti tutte le stelle del cast del programma, a partire dai tre conduttori. Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni ed Alessio Sacara. Si passa poi al mitico gruppo di giudici formato dalla stessa Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. E poi via alle prime registrazioni. Anche il talent Amici è sul piede di partenza per andare a formare la squadra di giovani talenti che la domenica pomeriggio renderà la vita difficile a Mara Venier, ed alla sua domenica in. Si passa poi a C'è posta per te, che andrà in onda sempre il sabato sera, ma a partire dal 2023, e la società Fascino il lavoro non è certo terminato poiché dalla prossima stagione occorrerà pensare anche ad un nuovo reality, la Talpa. Se l'abbiamo definito un nuovo reality è perché del vecchio, rimarrà soltanto il nome. Sarà qualcosa di completamente nuovo, anche se, ovviamente, non se ne conoscono ancora i dettagli. Maria De Filippi e Fascino scaldano i motori, obiettivo, Rai. Parte la sfida Mediaset contro Rai. Grandi titoli per grandi programmi che daranno vita a grandi sfide. Il sabato sera ballando con le stelle contro Tu si que vales, e poi avversario di C'è posta per te, la domenica pomeriggio Mara Venier si scontrerà con Amici, proprio il talent della sua cara amica Maria De Filippi. Siamo in piena estate, ma è adesso che si preparano i programmi, e le strategie migliori per affrontare la concorrenza nel migliore dei modi, e cercare di batterla. Maria De Filippi ha dalla sua parte, Fascino. Ed è già un grosso vantaggio. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.